Ben ritrovati a tutti all'interno delle nostre training room, all'interno del nostro canale YouTube di Alfa For All e buon anno anche da parte mia. Oggi riprendiamo un po' il discorso con le azioni per questo 2022 e in particolare parleremo del metaverso. Ormai se ne sente parlare in lungo e in largo e io vorrei andare quest'oggi ad analizzare insieme a voi tre titoli azionari che secondo me possono essere molto molto interessanti per sfruttare questo cambiamento virtuale della nostra vita quotidiana e ovviamente portarci a casa dei bei profitti. Sono tante le novità, ma prima di arrivare al dunque, io come sempre vi invito ad iscrivervi al nostro canale ed attivare la campanella per essere aggiornati su tutti i nostri nuovi video. Vi lascio ora alla nostra sigla. Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. E rieccoci, prima novità dell'anno è il nostro nuovissimo sito, un nuovo look per quanto riguarda tutto il nostro portale, i nostri trading club. Trovate ovviamente tutte le informazioni qua sotto nel box di descrizione di YouTube e ovviamente potete andare a visitare il nostro sito alphaforall.it. Poi vediamo magari qualche piccola novità in anteprima proprio insieme a me. Però ovviamente iniziamo con la parte operativa, iniziamo a parlare di azioni. Come vi dicevo, quest'oggi voglio focalizzarmi sul metaverso. Per chi non lo sapesse, è una sorta di realtà virtuale costruita in 3D, dove l'idea finale è quella di trasportare, diciamo, la nostra vita quotidiana all'interno appunto di questo videogioco, chiamiamolo tra virgolette, nella quale si possono proprio fare, ad esempio, non so, partecipazione in concerti, fare dei meeting online, insomma, tantissime cose che vengono trasportate appunto all'interno di una realtà che non è proprio quella fisica in cui viviamo. Una cosa molto particolare, ci sono chiaramente tante opinioni a riguardo per questa trasformazione proprio del mondo, non mi vado ad esporre con la mia idea, ma andiamo a capire qua come possiamo guadagnare da questo passaggio di entità, ecco, chiamiamolo così. Allora, qua vedete la mia piattaforma simulata di Interactive Broker, vi accompagnerò anche quest'anno un po' con le mie analisi e le mie idee. Ora sono da casa, a breve ritorneremo tutti anche in ufficio con le classiche proiezioni e vedete proprio qua di fronte i titoli che ho scelto per voi quest'oggi. Allora, parto dal fatto che c'è intanto un'opportunità anche dal punto di vista di ETF, quindi per chi vuole iniziare a sfruttare il metaverso sul lunghissimo termine, quindi anche inserire appunto uno strumento con l'obiettivo di realizzare un piano d'accumulo, potete partire e analizzare questo ETF. Si chiama Meta come ticker ed è proprio il paniere che raggruppa le azioni principali che andranno a sviluppare appunto questo metaverso. Meta è un ETF quotato da poco, un attimino che vado a refreshare la pagina, eccoci qua. È un ETF, dicevo appunto, quotato da poco tempo, per cui è sicuramente ancora prematuro, ecco, fare una corretta e precisa analisi tecnica, se non che già con la visualizzazione ad un anno giornaliero candele vediamo che c'è stato questo rimbalzo sull'area di supporto. Vedete, qua siamo in area 13,85, è quotato in dollari, quindi parliamo di dollari in questo caso, e vedete un po' la ripresa in questi ultimi 2 giorni dopo la difficoltà, chiaramente un po' dovuta anche allo storno del mercato finanziario americano che abbiamo visto tra il finire di dicembre e l'inizio proprio dei primi mesi di gennaio 2022. Questo è molto interessante, quindi si può realizzare un piano d'accumulo utilizzando questi ETF. Sapete che gli ETF americani però non possono essere fisicamente subito acquistati, se non che chiaramente con ad esempio conti intorno al mezzo milione o delle caratteristiche di professionalità per quanto riguarda l'ambito di investimenti. Per cui le soluzioni qua sono essenzialmente due che vi posso dare.
La prima è un'eventuale vendita di opzioni put con l'obiettivo di farsi assegnare e mantenere poi 100 quote di Meta all'interno del portafoglio, oppure potete anche acquistare delle opzioni di tipo call con scadenza magari molto lunga, anche facciamo un esempio sul 2023, possiamo andare a vedere magari anche degli strike intorno ad area 15 e appunto andare a identificare un premio che sarà poi la nostra massima perdita, con l'obiettivo poi di avere dei profitti molto ampi se chiaramente Meta andrà poi a toccare dei prezzi più elevati. Vedete che il prezzo massimo che ha toccato dalla sua quotazione è in area già 17, che più o meno vedete da 14,62 è circa un 18%. Quindi questa è una soluzione un po' più sul lungo termine. Arrivando invece alle azioni che volevo guardare quest'oggi, parto da, secondo me, quella attualmente più solida che possiamo vedere, ovvero Autodesk. Autodesk, refrescio sempre il tutto, è un'azienda che ormai è quotata da tanti anni all'interno del mercato americano, è un'azienda forse un po' più conosciuta per i disegnatori, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, perché è una società che permette di realizzare delle planimetrie, chiamiamolo così, per appunto, ad esempio, costruire per poi realizzare delle case o qualsiasi altra infrastruttura. Negli ultimi anni ha sviluppato anche dei progetti un po' più tecnologici, dedicati chiaramente all'ambientazione, sempre più in 3D, anche in ambito gaming, ma soprattutto in ambito metaverso, e secondo me appunto è quella attualmente più, più solida a livello finanziario e a livello di price earnings e quant'altro, quindi di analisi fondamentale che vedremo a breve. Intanto qua abbiamo il grafico in questo caso a 5 anni con le candele weekly, vediamo sicuramente un titolo che sta avendo un andamento ampiamente rialzista, che ci accompagna dal 2017, sta mantenendo su base quinquennale, vedete questo livello di 250. Se lo andiamo a vedere un po' più nel medio, breve, quindi con un anno candele giornaliere, ci troviamo di fronte un pochettino a questa situazione, quindi una forte discesa, in particolare arrivata dalla metà di novembre, sempre eccolo qua, rimbalzo sul supporto a 250 dollari, attualmente MACD negativo, ma con probabile incrocio di carattere rialzista e un RSI, vedete, ripresa dalla zona di ipervenduto, adesso siamo in zona 40, abbiamo quindi opportunità per una continuità di ripartenza rialzista che nel breve ormai ha già formato, ecco, questo chiamiamolo uncino di ripartenza. Attualmente titolo sotto media 200 periodi. Andiamo a vedere il punto di vista fondamentale di Autodesk, azienda con capitalizzazione di quasi 60 miliardi di dollari. Andiamo a vedere le sue revenue, le entrate lorde, che vedete dal 2017 ad oggi sempre in crescita, non dei cambiamenti in crescita esorbitanti, ma vedete che comunque anche tra 2020 e 2021 una crescita delle entrate lorde del 15,76%. Ci interessano di più le net income, quindi le entrate nette dell'azienda, che ha iniziato a crearsi un vero e proprio utile dal 2020. Vedete qua il primo dato positivo dal 2017, confermato e in forte crescita nel 2021 con un aumento dell'85,45%. Quindi struttura finanziaria molto solida, come accennavo ad inizio del video, e prospettive di crescita nel futuro molto interessanti. Andiamo a vedere la sua valutazione con la fase degli indicatori chiave. Partiamo dal price earnings, che ci va a stabilire, grazie a questa analisi del price earnings e dell'earnings per share, se il titolo è sotto o sopravvalutato. In questo momento abbiamo un price earnings che obiettivamente è piuttosto elevato, ma come tutti i titoli nel comparto tecnologico. È molto interessante, vediamo se riesco a rifarlo comparire, perché attualmente non vediamo questa analisi, però se riprogrammate la parte del Fundamental Explorer, vedete che il price earnings dà un dato negativo, perché prima chiaramente non faceva utili, quindi il dato risultava con un valore negativo. Attualmente a questo price earnings di 50, ma
nel corso del 2019-2020 ad oggi si è sempre abbassato, e questo comunque è un bel dato per l'azienda. In concorrenza con i settori, vedete che comunque rimane in media rispetto ai concorrenti. Teniamo un attimo in disparte Roblox, che poi andiamo comunque a analizzare insieme. Andiamo a vedere anche l'earnings per share, in questo caso, eccolo qua, che se ha un buon dato dovrebbe essere in risalita. Vedete, lo vediamo sempre un po' da questo istogramma, non avendo, diciamo, il valore puro con questa schermata. Attualmente un earnings per share che sta salendo su base 5 anni, quindi già questo è importante, del più alto anche sui concorrenti. Quindi in questo momento il titolo per me è da considerare come un titolo sottovalutato. Più o meno ho diciamo stimato una sottovalutazione intorno a un 15-16% dai prezzi attuali che abbiamo in questo momento, quindi c'è una buona opportunità di crescita. Un'occhiata al ROE e al ROA, che ci vanno a stimare il rendimento del nostro investimento. Abbiamo del ROA del 18-23%, un ROA piuttosto interessante, ma soprattutto il return on equity, vedete, del 195-55%, davvero molto molto interessante come dato. Quindi secondo me questo è un titolo da assolutamente tenere sott'occhio. Andiamo a vedere gli altri due, sempre un po' in maniera rapida e contenuta. Sono due titoli in questo caso da poco quotati. In particolare partiamo da Unity Software, quotazione nel settembre del 2020, Roblox, quello sotto, RBLX, invece quotazione nel marzo del 2021. Li vado un po' a raggruppare insieme perché dal punto di vista fondamentale, poi lo potete controllare sempre con i dati del Fundamental Explorer offerto da Interactive Broker in maniera gratuita, abbiamo una difficoltà nell'analisi. Vi spiego il perché. Perché sono due aziende, adesso lo vediamo su Unity, ma come vi dicevo la stessa cosa a livello d'analisi su Roblox. Sono delle aziende che attualmente, lo vediamo su Net Income, non producono utili, sia Unity Software che Roblox. Quindi sono due società che ovviamente dobbiamo utilizzare, e se vogliamo investire all'interno di questa azienda dobbiamo farlo con un arco temporale sicuramente di lungo termine. Le prospettive di crescita sono comunque interessanti per quanto riguarda l'azienda, però a partire dal 2023, Unity in questo caso, ma lo vedrete anche su Roblox. Quindi sarà ancora un anno un po' magari di difficoltà dal punto di vista aziendale, però secondo me a questi prezzi è un buonissimo titolo da tenere sotto controllo. Ve lo faccio vedere dal punto di vista grafico. Eccolo qua Unity, refresh come sempre la pagina un attimino. Eccolo qua, vedete, siamo su un anno, mantiene la media 200, probabile e vicinissimo incrocio di carattere rialzista con il MACD che ci dà il timing per entrare a mercato, una volatilità, vedete, medio-alta in questo momento, dai massimi, guardate, siamo sotto di circa una 36%, RSI in ripresa ipervenduto. Stessa cosa per Roblox, ecco il refresh, vedete siamo ritornati un po' a 1200 periodi, abbiamo questa media poco disegnata perché la quotazione, come vi dicevo, è del marzo del 2021, quindi non c'è ancora il tracciamento della media precisa 200 periodi. Qua stessa cosa, quindi titolo che dobbiamo vedere in un'ottica di lungo termine, titolo che attualmente non sta facendo utili, titolo comunque che è in lista davvero per una di queste diciamo tre aziende appunto che può darci degli ottimi profitti per il metaverso. Anche lui a livello grafico è più o meno simile. Io sinceramente mi focalizzerei di più o su Autodesk, ripeto, oppure su Unity Software, che ritengo essere attualmente un po' le migliori, ecco, per quanto riguarda questo business. Quindi questo è un po' quello che penso del metaverso, delle azioni. Ovviamente fatemi sapere anche voi con magari un vostro commento proprio qua di sotto del video che trovate sul nostro canale YouTube, e vi lascio un po' con gli ultimi aggiornamenti sempre, in particolare ritornando al nostro sito, occhi aperti, perché la prossima settimana ripartono tutti i nostri progetti del Trading Club. In particolare magari l'invito che vi posso dare, se volete iniziare un po' a conoscerci, sul sito potete iniziare con il Trading Club Lite, che è aperto a tutti, quindi accesso gratuito, avete dei video didattici per iniziare un po' a capirne di più sia delle azioni ma anche delle altre operatività che portiamo avanti. E vi dicevo, la prossima settimana ripartirà anche il nostro Trading Club vero e proprio, con tantissime novità, a partire da 69 euro al mese. Trading Club, che cos'è? È un percorso
che vi porta dalla teoria che imparate alla pratica di tutti i giorni, grazie a puntate settimanali, grazie a un nuovo software Charts Lab che abbiamo realizzato, che vi permetterà di fare esercizi con dei backtest sul passato e chiaramente tanto altro materiale che avete sempre a disposizione. Per cui io vi lascio, vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto al prossimo video e ci vediamo la prossima settimana nel Trading Club. Ciao a tutti e buona continuazione.